Cioè, come puoi pretendere che i film siano fatti meglio delle persone che sono? Cioè, il mondo va avanti anche a seconda di chi ha davanti. Se le persone vogliono mangiare la merda da domani, il piatto del giorno è la merda, non la merda per modo di dire, la merda, e la televisione ti dice che la merda fa bene, vai tranquillo, che metà del mondo, colonizzato, convinto di essere intelligente, mangerà la merda e farà: oh, questa merda 8 euro il chilo, me la tirano dietro. Mi capisci qual è il punto? Cioè, siamo ormai talmente influenzati dall'idea di non sapere più quello che si vuole, ma ci si fa dire da tutti quello che ci deve piacere. Quindi il cinema, che è la prima cosa propagandistica, è perfetta, perché il produttore ha capito che se spingo e faccio pubblicità, qualunque cosa faccia, va, e che faccia qualcosa che per favore non dia fastidio a nessuno. Questo è il punto che mi infastidisce più di ora. Capito cosa ti voglio dire? E questo è il punto più dolente del cinema, almeno per noi o per chi ci si chiacchiera noi, che ormai viene svilito lo spettatore ancora prima di avergli fatto vedere le cose. Cioè, chi fa il prodotto è convinto che chi lo guardi sia più stupido di quello che in realtà è. Sì, è vero, effettivamente. Mi capisci cosa ti voglio dire? Sanno già quello che io qui l'unica cosa buona che si è scoperta è che la gente mi fa: no, ma io film d'azione, film orientale, non li voglio vedere, film orientale, non li voglio vedere, film orientale, non li voglio vedere. Li faccio, non li voglio vedere, guarda Esci The Killer, il giorno dopo me li fai vedere tutti. È così. Quindi non è che sono stupidi, non è che io li voglio indottrinare, è che se tra un film di Boldi, uno di De Sica e una cazzata a Jason Statham, se anche ogni tanto ci metti in film di discreto livello intellettivo, non è che muori e ti godi il cinema. Porca puttana Eva, non si vorrà mai mettere Psycho davvero col collezionista d'ossa. Qui stiamo a considerare cinema d'autore Ostetek. Ma cos'è? Cinema d'autore? Sono tutti uguali i film di Ostetek. Una sceneggiatura, sette film. Cioè, c'hai rotto i coglioni, sono tutti così. E ma più ci uguali. Rompano i coglioni, non faccio nomi, anche vecchi registi di genere italiani che insistono a dire: ma ci lavoravo io, lì mi potevano anche citare Tarantino, ma potevo fare io, facevo quello. Avete rotto i coglioni, avete 80 anni. State riscuotendo quello che avete seminato, è anche troppo. Cioè, hai fatto Roma a mano armata, porca troia, non è che hai fatto Melville, eh? Cioè, lasciamo stare di Leo con Milano Calibro 9 e confrontiamo davvero a gente, perché quando io sento dire che il poliziesco italiano è bello, non è vero che è bello, sono belli 20 film su 300, parliamoci chiaro, cioè, no, l'hanno fatti sempre soliti, oh. Sì. Sollima, che sapeva girare. Il Di Leo, che era superiore a tutti, i Lenzi, che sapeva girare, Deodato, Martino, ma sono qui. Cioè, i registi di genere italiani, ce n'era centinaia, caratteristiche, capisci? Che oggi non ci sono. Invece poi bravi ce n'è, se guardi alla fine, Levato Margheriti, Di Leo, Fulci, Bava, Freda, Castellari, chi c'era poi? Lenzi, Martino. Guarda, ci posso mettere anche Alberto De Martino, che aveva fatto Holocausto 2. Cioè, alla fine poi tutti quegli altri, vari Carmineo, Stracazzi, Di Mazzi, chi cazzo li vuole? C'era cosa? Duccio Tessari, che era bravo anche lui, Corbucci, ce n'era tanti, ma erano gente che faceva un mestiere, dal mestiere veniva fuori qualcosa di artistico. Non è che erano partiti con l'idea: io faccio arte e poi gli viene la merda, oppure io faccio intrattenimento e poi gli viene la merda. Giravano quello che l'istinto gli diceva di girare, oltre ai produttori. Io sto dicendo che il cinema è sempre stato così, è sempre erano, stato uno, c'aveva una di violenza artigianale impressionante. No, ma perché dovevano sopperire, perché dovevano sopperire con l'idea del mezzo, cioè una cazzo di telecamera. La belva col mitra, ti ricordi il finale quando loro lo piantano nel cemento armato? Ma perché ti ripeto, se non hai niente, cioè se te ti dicono: no, Antonio, c'è da fare un'esplosione, c'hai questi 8 palazzi pronti per esplodere, 4 elicotteri, 50 macchine, 4.000 comparse, come la giri? Opulenta la scena, no? Ci butti tutto e rischi di fare uno schifo. Se non c'hai un cazzo, c'hai una strada, 3 macchine e 4 comparse, ti devi inventare qualcosa con il mezzo, e il mezzo del cinema è quello.
è la camera, ti deve inventare qualcosa a livello di regia, di movimento, di intuizione, che ti, per quello che il cinema di genere fatto con due soldi è a volte, più delle volte, è superiore a quello fatto coi soldi, perché quello coi soldi ti impone primo di seguire un budget e di stare dietro a determinate regole produttive ben più forti, e secondo che se la scena il produttore ha speso 3 milioni per far saltare Palazzo, te il Palazzo lo fai saltare e basta. Se non ti garba farlo saltare, non la puoi eliminare, l'ho speso 3 milioni. L'unico che elimina e taglia è Cameron, perché c'è il Final Cut, che Abyss durava un'ora di più, si taglia, e comunque i produttori ne cambiarono. Cioè, chi ha, mi capisce cosa ti voglio dire? Quindi, se ti danno determinate regole, se ti danno in mano un film in 3D, te quell'inquadratura dall'alto che c'è in tutti, la devi fare. Mi capisci cosa ti voglio dire? Quel tipo di colore devi usare, quel tipo di fotografia. Quindi è svilito tutto dall'utilizzo del mezzo. Il mezzo è il solito, le regole vanno cambiate, vanno attualizzate del cinema. Ma se le attualizzi solo perché fai prima, o perché come al solito sei convinto che è meglio una bella sega di una trombata mediocre, il problema è finito. Cioè, questi sono registi che fanno dell'autoerotismo filmico il loro unico stile di vita. Cioè, i vari West, Bay, Nispel e via dicendo, non è gente che fa cose per il piacere di procurare agli altri qualcosa, ma perché così c'è un giocattolino con cui ruzzare, e c'hanno, e sono convinti di fare una gran trombata, invece si fanno una seghetta. Sì. Ok, ma è una seghetta. Convinti anche di essere grandi artisti. Artisti, è quello che ti dicevo, cioè, prima. Coso, Michael Bay dice: io sono un artista, ho cambiato le regole. Ma te cambia le regole? Te bari. È come se giochi a poker, ti metti le carte lì e poi fanno: io ho cambiato le regole. No, te bari. Se usi veste arte, bari, te bari. Utilizzi un culo magnifico e 5 minuti di ripresa su un culo di Megan Fox, che t'ammazzeresti i nipoti per Megan Fox. Ci credo che la gente lo guarda il film, ma stai facendo cinema, ma ha incradato un grande culo. Addirittura ora si fanno i film anche per il partito. Guarda Barbarossa. Barbarossa, cioè, fece film... un film prodotto dalla Lega Nord. No, ma però è incredibile, perché film prodotti in realtà c'erano già, sì, ma avevano anche lì una libertà e una questione di genere. Non era Martinelli. Ecco, se mi si chiede adesso qual è il peggiore regista italiano, non dico Fragasso, non dico Ivan Zina, non dico Neri Parenti. Il vero regista deleterio per il cinema è Renzo Martinelli. Regista di cagate come Porzus, Vaillant, Piazza delle Cinque Lune. Cinque Lune, che è l'unico film con una tesi interessante, che è talmente brutto, sì, mi ha messo in scena. Fare Face Off, comincia col Palio di Siena, con questo grande. Hai ragione alla scia. Cioè, okay, meraviglioso. Dai ragione alla scia. Il Mercante di Pietra. Mercante di Pietra, il film più razzista, e Barbarossa, dove c'è la Fini, vabbè, che passa dietro Carnera. Barbarossa. Carnera. Carnera. Questo regista da stagione larga, come... oppure di goderne del suo essere, sì, sì, talmente nazifascista. Lui è l'antitesi del regista. Sì, il tutto il contrario. No, quando uno tecnicamente saprebbe anche fare il suo lavoro, ma non ha idea di come metterlo. No, poco fa, il film, diciamo, di un argomento, diciamo, di ritmo blando, ci mette il montaggio tipo alla John Woo. Il bello è che il suo argomentare, degli argomenti alti, no? L'omicidio di Moro, il caso Vaillant, il razzismo. Lo fa tutti a modo suo. E poi la cosa splendida è che lui è a teorie tutte contrarie a quelle vere. Cioè, lui è a favore del potente, e questa cosa mi inquieta. Quando fa Vaillant, per esempio, no, che è crollata la diga, non parla mai dell'Enel, delle responsabilità vere, di come mai è crollata, ma fa questo piagnone di questa Italia bella e brava, no? E quindi questo fascismo vero, strisciante, questo nazionalsocialismo, questo film di propaganda nascosti da qualcosa di interessante. Sono i peggiori, perlomeno i russi avevano il buon gusto di fare film di propaganda dicendo che erano tali. E Cucche non offendevano, no, l'altra sponda. E non erano quasi mai il film, di propaganda con l'americano cattivo. Se ci fai caso, l'americano c'aveva sempre il russo stronzo. Cioè, io un film dei russi, l'americano stronzo, non l'ho mai visto. Perché nei film americani i russi nei film di propaganda russi, non ti dico quelli che facevano vedere ai militari, i film che andavano a pubblico, c'era l'esaltazione della Russia, non in confronto a. Invece il film americano è quasi sempre, perché poi vogliono fare i democratici, noi si fa ca, e quindi criticano l'America, ma mai come i russi. E c'è questa cosa splendida, no? Di darti il meno peggio, quando in realtà il meno peggio è il meglio, perché io sono sempre dell'idea, e sono sempre stato dell'idea, che è meglio che mi entri uno qui talmente stupido da mettersi una vasca che fa io sono per il fiore, e poi là ci si confronta, al limite ti rompo le gambe e scompari, che quello che mi entra tutto qui, e perché io sono comunista, fa no, a me la politica non mi interessa, e poi va fuori e fa negro di merda, mi capisci? Cosa ti... preferisco il nemico vero dal subdolo. Martinelli è un subdolo, sì, invece il nemico vero, il lupo che... travestito e ragnello è sempre, peggiore. Sì, ma c'è il problema in realtà dell'intrattenimento e dell'arte, ecco, vabbè, fino al Novecento
l'arte era molto più schematizzata, quindi era anche rinchiusa, no, in determinati confini, anche in Novecento, anche in metà, anzi metà, fino a metà del XX secolo. Poi l'arte non è più stato detto, quello che frega, diciamo, nell'arte moderna, nel cinema moderno, è che se prima si dava dei criteri oggettivi per valutare cos'è un'opera d'arte, no? Ora invece questi criteri oggettivi per valutare l'opera d'arte sono abbastanza eliminati, sono anche desueti e a volte fanno anche ridere, no? Però alla base è che ci hanno eliminato una cosa, cioè, perché la possibilità di non poter, ciao, la possibilità di non poter più scegliere fra un determinato sistema di intrattenimento. Cioè, il problema è che prima il film di intrattenimento poteva essere anche Guerrieri della Notte, no? Dove il lato artistico forse è più alto di quello di intrattenimento, ma il film riusciva a intrattenere uguale. Invece adesso, con lo schematismo arte e intrattenimento, è stato suddiviso, no, le due cose. Quindi tutto ciò che è intrattenimento va bene anche se fa cano, non so come farti capire, c'è molta meno critica, tanto è intrattenimento. E allora va bene che ci sia Transformer 3 perché è intrattenimento, nessuno si rende conto che 20 anni fa c'era Terminator 2 che ne valeva 600 di Transformer 3. Quindi l'intrattenimento, se viene svilito sempre di più, alla fine ti fanno vedere tipo Simpson, lui che una pallonata nell'inguine e quello è un bel film, nel cioè, senso che si può essere anche qualità. Intrattenimento di qualità è finito, perché ormai per intrattenimento si intende 2 ore di stronzata. E Ghostbusters per intrattenimento era molto bellino. E quelle tipo, ma il Ghostbusters di ora è e che cazzo ne so, sono questi film di merda che fanno veramente a profusione. John Carter, cioè. Voleva essere artistici a tutti i costi. Un film di intrattenimento può anche essere semplicemente vado, vedo un film, dopo 2 ore esco, mi sono divertito e il film mi ha lasciato qualche cosa. Sì, ma è uguale, ma guarda, è come Trombacco una che non ci starà tanto, cioè. Chiaro che quando c'è la trombata un sentimento probabilmente sono 2 ore passate meglio della tua vita, quando c'è la trombata senza sentimento già 2 ore ne hai voglia, facciamo quindi diventa mezz'ora, e quella mezz'ora qualcosa della persona trombato ti lascia, però poi alla fine il senso è inutile. Il cinema di intrattenimento più o meno è così ora, ancora di più, perché se prima perlomeno c'era un certo tipo di, era decoroso come sceneggiatura, e ti ripeto, cioè film di fino agli anni 90 di intrattenimento comunque li faceva anche Carpenter, ora invece è proprio svilito. Io non sto dicendo che fondamentalmente ora l'intrattenimento è peggiore di quello di 20 o 30 o 50 anni fa, io sono dell'idea che le storie più o meno sono quelle, io sono dell'idea che proprio sono peggiori i registi, cioè lì il punto, perché quando te facevi fan film di genere a Walter Hill, come appunto i Guerrieri della Notte, aveva una forza, una sensibilità che film corrispettivi di oggi non c'hanno. Quando facevo il discorso che prima nasceva un'idea di un regista, uno sceneggiatore, di fare un film, no? E allora trovavi un produttore illuminato che magari rischiava qualcosa. Ora invece col fatto di internet, col fatto della scelta, fanno tutto a teaser, tutto a scelte, cioè parlano, che ne so, bisogna fare il film su che cazzo ne so, su militari in Iraq. E si vuole impostare come? Allora cosa iniziano a girare le voci che, non lo so, la Bigelow sta girando il film sull'Iraq. Allora la gente comincia a commentare e scrivere, e già il produttore, secondo me, prima usava lo screen test, no? Facevi il film e poi magari cambiavi dopo. Ora, secondo me, guarda L'Esorcista, quello che girò Schrader, che hanno rifatto Farlin di merda, L'Esorcista, gente, hanno fatto rigirare, hanno ridato altri 60 milioni perché poi quando sono andati a vedere il girato di lui, la metà del film che aveva girato, e hanno fatto intuire, hanno fatto circolare la trama, così agli amanti dell'horror giovani non piacevano, c'è stato cazzi. Ma sempre Stargard mi chiamava Stargard, l'hanno tenuto uguale, due volte ha rifatto lo stesso film, se disgraziato ha dovuto tornare sul set e rifare lo stesso film, andare via perché lui stava andando via, è finito, no, le miscene, no, perché la produzione ha cassato il grande Schrader e ci ha messo Larry Harlin che ha fatto Drive, buona una sega, mettiamoci questo, che lui anche Harlin stesso fine anni 80 con Prison, con i Die Hard, con i Nightmare, qualcosa girava. Driven. Invece poi ha iniziato a fare nell'anno Driven. 90 della roba tipo Driven, sì. Si chiamava Tremendo nella mente il serial killer, dei film veramente quindi cosa vuol dire? Che anche il regista tecnicamente mestirante, cioè uno che sa fare il suo lavoro, ormai è ridotto a fare film, deve fare quello, cioè, che gli chiedono. Non c'è più possibilità di uscita, e in più siccome è l'arte, chi fa arte o decidi dicendo io faccio un film artistico e 9 su 10 è una merda perché è qualcosa di pretenzioso, di gente che ormai fa il film artistico alla base, e questo è un problema,
cioè io sono sicuro che Bergman, Pasolini, i migliori registi di un'era non partissero con l'idea faccio arte o faccio il film artistico, faccio quello che mi viene di fare. Poi se viene fuori una cosa artistica è meglio, come lo stesso Carpenter, Cronenberg, i registi anche di genere, Romero, Fulci, quello che viene poi è. Poi non sta tanto a chi la fa definirsi almeno una cosa, non erano no? Zerbinati. Non sta però a chi... Ormai l'artista si definisce chiunque, no? Se te vedi un'intervista a Negramaro, a Modà, la nostra, no, io sono un artista, l'arte, mi capisci? Se ti voglio dire... Col discorso che facevamo prima che l'arte ormai è decodificata e che quindi ci hanno tolto la soddisfazione di poter dire queste arti, no, visto quando Cronenberg ha fatto quel discorso sul fatto che secondo lui un film tratto da un supereroe mascherato, non tanto da un fumetto, non potrà mai essere arte pura e libera perché sei rinchiuso da un personaggio e sei rinchiuso da una produzione enorme, sembra abbia detto una cosa fuori dal mondo, no? Invece ha detto una realtà vera, no? Quelle si discute noi ora. Cioè Cronenberg è libero di fare la sua arte facendo ancora comunque film di genere alla fine, perché sì, lui riesce a fare sempre quello che vuole, fa fare quello che vuole. Cioè il problema è non impuntarsi, non avere un film brutto di Cronenberg, l'uomo non esiste, non riuscire a capire che un regista si forma e forma il suo tipo di arte con la libertà, avendo torto alla base della libertà delle decisioni, montaggi finali, scelte degli attori, ormai è tutto programmato da una produzione, perché se un film è un film blockbuster, costa 100 milioni, chi ci inventa 100 milioni di dollari ne vuole incassare 300. Poi no? Decidono loro il finale, decidono come il montaggio finale, tutto, non conta più niente. Infatti, c'è grandi registi che hanno film su commissione non li sono venuti bene. Guarda Tim Burton col Pianeta delle Scimmie. O con Alice, i film su commissione vengono peggio. La commissione ti presuppone o sei un Miche che fa tutto su commissione, però quando fa lui decide di dargli il suo taglio, allora sono cazzi di chi gli ha dato soldi. Se no il cinema ora di dividerlo fra intrattenimento e arte è giusto, però il problema è che film di intrattenimento sono pietosi a 9 su 10, perché poi ci sono i registi come Neil Marshall o altri che comunque sanno farsi mettere, e poi ci sono invece registi che fanno arte e sono pietosi anche questi, perché quando decidi di essere volutamente lento, senza ritmo, naif, senza avere un'idea alle spalle, ma solo perché hai visto film di quel tipo, non fai altro che film di intrattenimento artistici fatti male in tutti e due i casi, nel senso che se uno decide di fare musica d'avanguardia perché gli garba la musica d'avanguardia e quando la fa copia questi e gli viene male, non vuol dire che sia buona. Se uno invece magari ascolta Faust e Kahn, famosi all'avanguardia a livello mentale, e poi fa del pop, è molto più probabile che venga molto meglio il pop a questo che all'avanguardia di uno che è convinto di farla. Cioè l'avanguardia, la sperimentazione, l'arte non la puoi fare su scelte premeditate dell'artista. Io sono artista, faccio l'arte. E se no a questo punto Cronenberg non lo sarebbe mai, Carpenter non lo sarebbe mai, ma nemmeno Bergman non lo sarebbe mai, perché il suo modo di fare cinema è diventato artistico da quando lui l'ha fatto. Prima non, cioè i tempi, se noi si considera che il cinema di intrattenimento era Hitchcock negli anni 40, 50, erano registi come Billy Wilder, anche Orson Welles, e che cinema. Quindi ti rendi conto che non è cambiato tanto l'idea dell'intrattenimento, ma è cambiato come lo fanno. Il problema grosso è sempre il come fai le cose, non le cose che fai, come le fai. Ridley Scott, no? Che dopo che ha fatto i primi tre film erano artistici, no? Volendo, perché due Atlanti, Alien e Blade Runner nel loro essere di intrattenimento. Taxi Driver, no, quello è Scorsese. Scusa, cioè quel periodo lì, per esempio, Alien è intrattenimento, Blade Runner non è un film artistico come nascita, è che l'imposizione di una visione ha portato a una creazione. Invece adesso nasce il progetto e si decide a chi darlo solitamente, mi capisci? Volendo dividere, il cinema d'autore viene definito tale perché l'autore pensa esteticamente e come contenuto a tutta l'operazione, dalla sceneggiatura, Bergman, si prende Bergman perché è più, dalla sceneggiatura, o Fellini, dalla sceneggiatura alla post-produzione, quindi tutto è in mano più o meno al regista. E quindi questo dovrebbe essere il cinema d'autore. Ora, ultimamente il cinema d'autore si è mescolato col cinema di sé, cioè nel senso, viene considerato cinema d'autore negli ultimi anni solo quello tre puttane in una stanza e parlano, tre tossici per la strada, sì, per due ore, che può andare anche bene. Il problema è che il cinema d'autore non è tale perché al ritmi lenti o è sfavante, ma perché chi lo gira ha una sua visione particolare, riconoscibile e unica. L'autore è quello. Il problema è che ora di autori riconoscibili ne sono venuti fuori in 20 anni forse 5. Quando invece se vai a vedere anni 20, 30, 40, 50, 60, 70 perlomeno,
ne venivano fuori 30 l'anno interessanti, che poi potevano fare o non fare. Prima lo distinguevi un film, anche di indovinavi chi è. Scorsese continui a distinguere. Vedevi un film e dice questo è di lui. Chi è. Cioè ti casca anche un po' il coglione, ti passa anche la voglia di voler fare quello che. Perché se noti sono entrate 50 persone e mi hanno chiesto 48 persone robacce. Sì, c'è stato anche quello che è entrato che ha chiesto esattamente tutti i film che io ho sconsigliato nel mio ultimo penultimo video. Quindi la quando gente oggi non vuole la sceneggiatura, vuole le sparatorie. Sì, cioè vuole che si sparino. Ma poi la differenza netta è che ho notato che si banalizza tutte le cose, no, negli ultimi anni. Cioè, se Tarantino, come ha fatto, è 20 anni che fa ottimi film, il suo stile, che è riconoscibile, unico, quindi è un autore vero, che piaccia o non piaccia, è continuamente copiato e rimbalzato in centinaia di film in questi 20 anni. Allora, il problema è cosa succede? Che se, e questa è una cosa che ho notato forse la vecchiaia, negli anni 60, 70, anche 80, quando nasceva un tipo di regista, no? C'erano gli epigoni, no? La gente, però tentavano tutti, vedi Sam Raimi, dopo Sam Raimi ne sono venuti fuori 6.000 telecamere a mano, però poi è venuto fuori un Peter Jackson, che era un emulo, però usava il sistema di Raimi, ma ci infilava roba sua, quindi questo modo di far parte di una nuova condizione, di una new wave, di una nuova ondata di horror, proponeva qualcosa di diverso. Adesso invece cosa funziona? L'epigono di Tarantino rimane in superficie, quindi che cos'è che viene portato avanti del sistema di Tarantiniano? Che questi killer parlano, non fanno un cazzo, mi capisci cosa ti voglio dire? Che si sparano a rotta di collo in condizioni assurde, che le leggi della fisica sono completamente andate a puttane. Quindi di Tarantino l'idea della scrittura, della narrazione, della messa in scena non è in realtà poi diventata genere, perché per me il film di genere, il genere è quando io non lo so, faccio Oster, ci sa qui Oster che è un sceneggiatore, ha fatto Hostel, grazie a Hostel, è venuto fuori questo torture porn, no? Questo tipo di tortura nell'horror. Solitamente, come con Halloween venne fuori lo slash, poi sono venuti fuori tanti buoni registi che hanno fatto slash e tanti slash interessanti nel mare di merda. Adesso di torture porn ne hanno fatti a decine di centinaia, altre oltre a quelli famosi, quelli proprio di bassa categoria, non hanno nessuno spirito, sono solo copie. Troppe torture, basta. Torture, basta. E continuano ora i nuovi, la generazione, lo vedi dal pubblico, a credere che Tarantino abbia fatto 600 film. Vedete questo film nuovo di Tarantino? Non è di Tarantino. Non vuol dire che se c'è un killer che spara uno e Bruce Willis pelato che picchia uno con a spadate è di Tarantino. La gente ormai ha superato il confine del buon gusto. Cioè, ormai ho notato che tutto ciò che è di cattivo gusto e mediocre è considerato buono. Quindi o sono cambiati i gusti e la gente, io non ci sto dietro, oppure veramente, come hai visto ragazzi, si discuteva prima, no? Quando mi ha fatto com'è Total Recall quello nuovo, e cosa gli ho detto? Fa Total Recall nuovo è un remake, quindi se non fosse stato un remake sarebbe anche forse un film guardabile, ma così non ha alcun senso. Cosa mi ha risposto? Ma poi in quell'altro c'era Schwarzenegger. Ecco, questa cosa terrificante, che atto di forza di Verhoeven, che ha delle idee di regia geniali, di scrittura geniale, viene considerato, cioè, non lo caga nessuno. Si ricordano sto film di merda per Schwarzenegger, che è l'unica cosa che non funziona in tutto Total Recall. Mi capisci cosa ti voglio dire? Quindi ora Schwarzenegger presuppone incassi, nonostante sia un attore mediocre, una persona di merda, è un assassino. Cioè tutto questo cosa ti porta? Che se un tempo ha voglia di, perché è brutto dire, non sono i miei tempi, perché io non ero nemmeno nato, ma se un tempo l'attore di grido era Steve McQueen, Paul Newman, Marlon Brando, porca troia, James Stewart, Charlton Heston, Clark Gable, Cary Grant, Robert Mitchum. Ora chi cazzo sono quelli di riferimento? Schwarzenegger, Jason Statham, Chuck Norris? È così, è tremenda questa cosa. Se la mia mamma negli anni 70-80 andava a vedere il film perché c'era il suo attore vecchio invecchiato e quindi vabbè, cioè Paul Newman lo vado a vedere uguale, perlomeno andavano a vedere seguendo un certo tipo, cioè, di stile, di cazzo. Ora invece la cosa inquietante è che il quarantenne, no, è uscito il film The Last Stand, deve essere una cata, ma c'è Schwarzenegger, lo vado a vedere, è tremendo. Noi si guarda certa merda che la gente normale non ha idea. Cioè il nostro piacere di vedere un film di Orson Welles è
equivalente a vedere Operazione Vacanze di Fracasso. Sì, sì. Il piacere soggettivo del prenderlo per il culo, di ridere per ogni scelta sbagliata. Anzi, a volte gradiamo, gradiamo forse di più rivedere quello. Perché? Perché l'opera d'arte vera, come Shining o 2001, l'ho visti 10-15 volte, l'ho assimilato in quasi tutto, perché lo guardi con una concentrazione. Quando guardi Chicken Park o Alex L'Ariete, lo guardi con un'altra logica, non ti interessa di prendere, non c'è la regia, non c'è niente, ti metti lì così, il problema secondo me di quelli di oggi è che non sanno quello che guardano. Cioè, quando per esempio una cosa che non gli interessa quello che guardano, no, perché il problema serve solo a far passare il tempo, no, il problema è che serve a far passare il tempo, però poi quello che, che a me infastidisce veramente è che io e il Braschi non ci si capisce un cazzo di cinema, ok, e si parla per quello che noi si pensa di sapere. Confuti, ti piace o non ti piace, si dice cazzate o no, quello a me mi va bene. Il problema è che qui c'è della gente che proprio non sa un cazzo di quello che parla, ma un cazzo vuol dire un cazzo, niente, vuol dire parlare con uno per 40 minuti di Tuxedo Moon e l'ha scambiato gli U2, e te hai parlato 40 minuti con uno che non sa nemmeno cosa sono, e poi vuole pretendere di saperne di più di te della New Wave, per esempio. Rimani distrutto dal fatto di come l'ignoranza della gente, come ti ho detto, è rimbalzata su di te, che ne sai un pochino di più, e sei preso per il culo perché hai letto I Promessi Sposi, no, che dicevo, questo qui non lo doveva leggere per scuola, se ha letto La Divina Commedia parliamone con lui. No, la risposta prima era: ah, l'hai letto te quel libro, sei peso, ma com'è? E gli spiegavi un po' una cosa. Ora invece ti prendono per il culo, cioè se gli dici: boh, guarda, ho passato una settimana a leggere 2000 pagine di un libro, mi ci sono sfondato, troppo bello, e boh, era poi meglio se andavi a farti una pasticca all'Imperiale. Cioè è lì il problema. Cioè la risposta è quasi sempre: vai, leggi il libro, ti rompi gli occhi. Come ti rompi gli occhi? Non, e il problema è che questa gente al 90% non ha mai letto un libro, quindi non sa nemmeno quello che si perde. Il problema proprio è questo, è che ormai chi usa il cervello il minimo, gente, non si usa il minimo indispensabile. La gente pensa Stephen King sia regista. Sia regista. Quando leggono Stephen, Stephen King... Il film di Stephen King, quant'è che fa un film di Stephen King? Ha fatto uno, per dire, faceva caos, non ha più fatto. Ha fatto qualche comparsata, tipo Cimitero Vivente. Sì, ma non fa film. Film, cioè, ne fa un uno scrittore. È una cosa assurda. Quindi l'ignoranza... cioè, noi ci chiedono il film nuovo di Shakespeare, convinti che sia un attore, uno scrittore, un regista. Enrico Quinto non ho visto l'altro. C'è delle cose lì dentro, devo dare. Vado al Dams, ok? Devo dare una tesi sui film di Frankenstein, ok? Parto da Frankenstein Junior. Tu sei sicura? Sì, sì, ma tanto più o meno. Tanto più o meno, no, più o meno. Quando scriverai questa tesi, Frankenstein Junior è una parodia, ma lo sai. Vabbè, ma non torna niente. Non torna niente, non c'è nulla, cioè, è una base, no? È una parodia. Ma allora dice: mi tocca guardare davvero film degli anni 30. Ma come davvero mi tocca guardare film? La fatica. Stai facendo il tuo lavoro, quindi ti sto dicendo che le scelte sono obbligate dal famiglia con soldi. Quindi se io voglio fare cinema e ho la famiglia, il babbo è carabiniere, il babbo è... no, te fai il carabiniere, no, e te fai l'avvocato. Quindi chi va a fare determinate cose sarebbe invece ottimo per fare cinema, non lo può fare perché magari... chi invece va a fare cinema e chi magari ha la famiglia ricca, sì, ma non voglio studiare, notte la laurea, la piglia, allora va a fare cinema. Perlomeno è più facile di sicuro che fa scienze politiche o che fa matematica o legge. È più intuitivo, no? Fisico. Il problema poi è che nessuno intuisce invece che il cinema è una delle arti da studiare a livello tecnico per capirla. Più di molti. Quando te siamo partiti all'inizio, perché non si può fare due parole, mi hai detto, su come leggere il cinema, no? Dare qualcosa di più allo spettatore per capire le sfumature. Ma come fai? Cioè, se uno non ha sensibilità artistica, non gliela dai. E questa è una mia idea base. Cioè, se uno non è sensibile, io intendo sensibile nella vita, cioè se uno passa, gli schiacciano un cane davanti e c'è ancora il telefono, non il cane va diritto, non capirà mai Bergman. Non lo capirà mai. Se uno è convinto che i soldi valgano più della dignità, non capirà mai. Cioè, è così, per quello che poi in Italia ci sta il cinematografo come programma televisivo, con uno che... ma allora, che fa domande... che non fa critici, parlare poi. Che non fa parlare, che non fa parlare, fa domande, interrompe dopo 20 secondi. Interrompe perché non può, e che fa domande... ma il cinema aiuta a sognare o è un sogno? Che te lo guardi e gli fai: ma sei scemo di testa? Oppure t'hanno inventato, sì, Marzullo, ma te sei scemo, sì... o ci sei nato? Poi c'è quella salma che non si muove più. Sì, il vecchio Rondi che vuole parlare del cinema. Uno che ha mandato via Lynch da un festival e non ha accettato un film. Non mi interessa molto. Quello guarda Lumière, li fanno non parlare. Non mi interessa. Li fanno parlare di Schwarzenegger. Questo non può far parte di nessun programma televisivo. E non mi si dica che sono razzista. Sì, sono elitario e razzista. Come no? Allora, poi si diceva appunto che il contatto con la clientela mia, secondo me, la piccola Livorno, sono tanti. Abbiamo 20.000 clienti.
ti porta a capire il perché anche i produttori ragionano in determinate maniere. Perché in effetti, scusami, ma se io devo spendere tutti i miei soldi, se faccio determinate punte d'ascolto prima, no? Metto su Facebook che sta per uscire il nuovo Superman, lo dirigerà Snyder prodotto da Nolan, se c'è 1,5 milioni di piace, contatti, gente ne parla, è sicuro che lo dirigerà Snyder e che lo farà Nolan. Il punto è, se nasce tutto preprogrammato ormai com'è, ormai è tutto stabilito da un'agenda e non si dà più niente all'istinto, è quello dicevo dello studiare, che i miei sono discorsi, siccome la gente a volte mi prende in parola, non capiscono che io a volte faccio dei discorsi che sono sopra le righe apposta per scendere sotto, non so come farti capire, quando dico che se mi vengono, qualcuno mi scappa e mi fa dei male, donne sanno un cazzo, guardano Magic Mike, non intendo che le donne non sanno un cazzo e guardano Magic Mike, è un'iperbole, è un'esagerazione per far arrivare un messaggio diverso. Attenzione a non pensare troppo a Magic Mike, non nel momento stesso, è un esempio del caso. Quindi già il fatto che quando vai su YouTube così sei preso sul serio, cioè prendono sul serio me alcuni e non prendono sul serio se stessi. Il pubblico è talmente stolto ultimamente che davvero va in fase, i film ormai sono in fase accumulo, non cercano più di mantenere una storia al limite e portarla avanti, cercano di inzepparci 600 cose, questa è una cosa alla base che ne soffre anche Prometheus, che è bellissimo. Perché? Perché tentano sempre di portare avanti un franchise da tutto quello che fanno. Qui si parla specialmente del cinema americano, cioè quando partono dicendo si fa Prometheus, si fa 2 e 3, si fa Lockout, 2 e 3, si fa Batman, 2 e 3, a volte, parte, no, a volte no. Però parte, infatti l'eccezione, ti dico, parlo sempre in iperbole. Si vede però quando, è forzato. Partono sempre o quasi con un'idea di farci un franchise, di farci qualcosa che renderà, che non ha però alcun livello, non si sa se raggiungerà un livello artistico o no. Perché è chiaro che se dai in mano a Sam Raimi Tre Moragni, uno splendido te lo fa. È chiaro che se dai a Tim Burton in mano due Batman, alla fine uno splendido te lo fa. Però è chiaro anche che Batman Returns e Spider-Man 2 non sono i migliori film di Raimi e no, di si vede Marco, che sono fatti perché su sono fatti, ma più che la commissione sono legati a un determinato stile, personaggio e modo di fare che non puoi eliminare del tutto. Infatti, l'uomo ragno deve sparare cose, saltare, innamorarsi, rivederlo, no, fatto bene però il regista a quel punto ci mette il suo talento e ti fa buttare giù, come Nolan nel secondo Batman, ci metti il tuo talento e qualcosa che è talmente un mondo chiuso, me lo apri un po'. Il problema è che poi al succo le cose veramente interessanti, qui si torna a parlare un po' dell'Italia, come alcuni film che vediamo noi qui sotto, perché io ho un sistema, noi non scarichiamo quasi niente, scarichiamo solo film che magari un anno, due anni sono ancora arrivati in Italia e che se ne sento parlare così bene non posso non aver visto Kill List, The Woman, tutti questi film, Red State di Kevin Smith, dei film bellissimi degli ultimi 2-3 anni. Il problema è che poi ci sono coraggiosi che producono queste cose, ma non le compra più nessuno, non arriva ad avere una distribuzione mondiale, non arriva ad avere una pubblicità, perché nessuno punta più su Bubo Tep, che è favoloso, Foscarelli, che è favoloso. Puntano su Hostel, il 3 magari che è una merda, o puntano su Fatti Vedere 5, dopo Paranormal Activity, con scritto Paranormal, ne sono usciti 600, Paranormal Experience, Paranormal Tokyo, Esp, dell'altro, Tokyo Night, ne sono usciti, quindi si tenta sempre di fare un cinema di genere che a differenza del vecchio cinema di genere che era messo in mano a vecchie volpi o a gente che si voleva far conoscere, come potrebbe essere Soavi fra chi si voleva far conoscere o Umberto Lenzi, una vecchia volpe, che hanno entrambi una voglia di fare cinema, ormai si mettono in mano a personaggi che se gli fai girare Biancaneve, Frankenstein, l'uomo lupo, la storia d'amore, non gliene frega un cazzo, non c'è identità, perché la tecnica cinematografica adesso è 20 volte meglio dell'anno 80, ma non vale niente. Quando appunto Bay dice io classici me ne fotto, e sei un imbecille, cioè sei un cretino, perché la New Wave, il movimento post-punk, è nato con l'idea io mi sono rotto i coglioni di sentire 20 minuti da soli per forza, sì, ma non era una derisione dei classici. Prima i Pere Ubu erano innamorati di Capitan Beefheart, poi quando quella cosa gli è venuta a noia a livello artistico, secondo loro non ha più senso, l'hanno inglobata per fare cosa nuova, ma non spregia il classico. Un chitarrista che sia tale, degno di tale nome, che faccia punk, meta, che ci faccia il synth, che non la usi come letteratura normale, se non ama Hendrix non ha capito un cazzo dello strumento.
se perlomeno non l'ha ascoltato, lo può anche non amare, ma lo deve aver ascoltato. Non puoi non avere conoscenze forte tra di niente. Fai, faccio questo solo lì, senti, ma è bello, pare Hendrix, no? Sì. E quando Nolan fa questa scena lì, com'è bella l'originalità, no, guarda, pare John Ford. E John Nolan, che è più furbo, ti dice sì, mi sono i classici, per lui non sono una spazzatura. Quando Michael Bay li fai, guarda, è stato fatto, sì, ma sembra la scena, hai banalizzato The Killer di John Woo, hai fatto quel montaggio alternato schizzato, solo che te l'hai fatto quando non torna, quindi te ne fotti davvero dei classici, perché in realtà ci rubi, citi come se fosse roba tua quando non è roba tua, la roba migliore che fai. La gran parte di gente che guarda il cinema non lo conosce. Non lo conosce John Woo, sa un cazzo chi è Zui Ark, sa un cazzo se è Mezzogiorno di Fuoco, vedere West. Quindi il problema sta proprio, uno, al fatto che ci sia un mondo pieno di ricerca, perché come la possibilità di vedere le cose ora su YouTube, internet, non c'è mai stato, Antonio, mai. A nostri tempi, per recuperare film nell'anni 80 sconosciuto dell'anni 60, devi conoscere 7 persone di rigiro e te lo passavano, lo vedevi male. Era tutta un'altra logica. Ora c'hanno tutto. E questo avere tutto gli fa credere che l'accumulo della visione, dell'ascolto, sia accumulo anche di cultura. Non è vero. Non è detto che se te, Antonio Di Freddi, che ne hai visto L'Esorcista e altri due film, tu non capisca un cazzo. Mi capisci cosa ti voglio dire? Non vuol dire niente l'accumulo. Se te hai visto 3 film di Freddi, che ne hai capiti tutti e 3, poi gusto personale, se non vuoi vedere gli altri, se non ti interessa le storie, ma capisci cosa hai visto. Quelli che guardano ora, perché ti ripeto, se si dice che i film della Cannon, American Ninja, questi sono bei film, sono roba da rivalutare, allora, sul serio, io leggo che Zabriskie Point è datato, no? E poi il solito mi dice che Hellbound di Chuck Norris è un film formidabile, questa è gente che scrive sulle riviste, gente laureata, allora io cosa devo fare? Tutto ve le sei detto oggi, ma che cazzo serve? Che tanto sto video lo guarderanno falliti come noi che sono fissati a Bergman, e quell'altro diranno sti rompi coglioni che usano l'intelletto, vecchia, va balla, mi capisci? Come se Federico Frusciante non fosse uno fissato. Io l'ho detto, a me la musica e il cinema sono la mia vita, ma la cosa che vale più di tutto è sta botta, cioè più di così, no, eppure pensano, per quello ti dico ti sviliscono, pensano che chi usa l'intelletto sia deficiente alla base sugli altri lati, non abbia socialità, non ci abbia fie dietro, forse non hanno capito. Il problema che non hanno capito è che se invece usi l'intelletto e fai anche cose normali, e trovi 3 volte di più. E il problema è che il pensiero principale del giovane di oggi non è essere una brava persona, ma essere ricco. Quindi come fai a far funzionare su schermo anche in cinema un determinato pensiero quando il pensiero principale è io voglio vedere 4 e si sparano in una stanza a un buo di ulo, non voglio sapere cos'è un libro, non me ne frega un cazzo, voglio pigliare 3 pasticche, 4 trippe e andarmi a fare la ribotta e mi faccio tatuaggi e cose, non ha alcun senso, li faccio solo per moda, che mondo è? Il digitale, stavi parlando. Sì, stavo parlando del digitale, dicevo che appunto è mezzo esagerato perché ha messo in mano a tutti la possibilità di girare. Però ho detto, ripeto, c'è 2000 corti, 2000 cose che poi non portano a niente, non poi per colpa alla fine del digitale se ci pensi bene, ma per colpa del fatto che comunque non ci sono veri osservatori in Italia, cioè non ci sono veri scopritori di talenti, non gli interessa se giri bene o male, se c'hai fantasia, gli interessa solo l'incasso, no? E l'incasso lo dà il leccaculo, cioè preferiscono uno che non rompe coglioni sul set, che decide di fare quel tanto, poi è la pubblicità, è la spinta assoluta verso il mercato che porta al successo e all'insuccesso dell'opera, no? La qualità, no? E quindi ormai questa è stata scoperta negli ultimi 50 anni in maniera netta, quindi più passano i mesi, più passano i giorni, più passano gli anni, più la qualità di ogni tipo di opera di intrattenimento è abbassata, perché chi usufruisce di questo intrattenimento viene continuamente bombardato per abbassare la propria attenzione e il proprio gusto, perché la gente non è che ora nasce più stupida di quando guardava Hitchcock, non so come fatti a dire, è che prima il bombardamento era su Psycho l'hanno bombardato, l'hanno passato come doveva fare successo, ora bombardano e Transformer 3, il bombardamento però è sempre funzionato, perché l'industria, specialmente il cinema americano, è sempre stato più industria che arte, loro hanno voglia di ragionare, loro considerano tutto a livello di capitale, mi viene frega un cazzo l'arte, poi è venuta fuori gente grandiosa, perché noi in Europa, che si dovrebbe puntare più a queste cose, in effetti abbiamo un cinema inglese, spagnolo, francese, di genere e non, che si muove molto meglio, noi no, noi vabbè, noi si muove da... Noi, io perché c'ho sempre, io sono fissato, no, con Berlusconi, sono sempre dell'idea che il modello berlusconiano degli anni 90 in poi a livello politico ha influenzato
poco gli italiani, ma quello che ha influenzato davvero gli italisti è questi discorsi fanno ci siamo belli usciti da 15 anni di politica berlusconiana. No, ci siamo belli usciti da 40 anni di rincoglionimento berlusconiano, che è un'altra cosa. Cioè, io non sto parlando del fatto che lui del suo tipo di fare politica, vorrei dire fosse fascista, con un miliardi che comanda è un fascista di natura anche se non vuole. A me quelli di sinistra che dicono siamo compagni e poi c'hanno le fabbriche mi fanno solo ride, parliamoci chiaro. Se sei un pagno e c'è le fabbriche fanno operative e dal 5% ognuno di quelli lavora per te. Comunque, di sinistra col io quello che dico è, finisco il concetto, che il problema ora è che si sono resi conto quelli che fanno i soldi alla base che è inutile. Prima era utile, prima si leggeva molte più riviste di cinema, molti più giornali, prima era utile entrare, trovare dei talenti, perché così la critica, chi ci girava intorno, lo spettatore, portava avanti un nome. Non a caso quelli della nostra generazione, quarantenni, 35 anni, sono gli ultimi, tranne che per qualche Nolan e qualche nome nato nuovo fortunatamente, sono gli unici che seguono i film più per il regista che per l'attore o per il fatto che è tratto dal fumetto o dal libro famoso. Io di Cronenberg seguo tutto, anche se fa il libro da paperino. Il film è ispirato a cosa? Qui o qua, lo fa Cronenberg. Io lo seguo, Romero. Beh, seguire questa cosa vuol dire, perché studiare un regista e ammirare un regista e aspettare un suo film vuol dire aver visto tutti i suoi film, aver letto biografie, essere andato a fondo. Invece il guardare un film perché è tratto dal fumetto, Iron Man che ho letto, te sei andato a fondo nell'arte del fumetto, hai letto 6 milioni di fumetti, ma di cinema non ci capisci probabilmente una sega. Quindi il punto è che alla fine, se devono scegliere qualcuno che faccia un film tratto da un fumetto, scelgono il solito nerd idiota che gli garba i fumetti e il cinema fa schifo. Cioè, il problema è che non c'è più nemmeno una distinzione dei ruoli. Cioè, il produttore era bello, ma non faceva il produttore, veniva sul set, gli girava il cazzo, diceva cosa fa. Se il produttore la viene sul set e rompe il cazzo solo per il taglio a osti, perché c'ha da metterci la puttana di mantenimento e deve fare la scena, perché il dialogo questo parla male del Papa va tagliato. Cioè, il produttore è diventato, te l'ho detto, un finanziere, non è più un produttore. Ponti andava sui set, rompeva i coglioni, ma i registi erano talmente furbi, gli stessi Fulci anche di genere, di dire sì al produttore e poi facevano il cazzo e li pareva, tanto una volta è finito il film è così, è ovvio. Rischiavano anche il loro non lavoro, capito? Sono umili, erano gente all'epoca, non so ora, erano umili ma forti. Invece adesso sono, come te lo ricordi quando Fantozzi va con la FIA, ammazza Mauro su, che lui tratta malissimo quello che gli porta le valigie quando entra nell'albergo, sì. E gli fa, ma com'è violento con gli inferiori, Fantozzi? Ora è così, ognuno nel lavoro, nel cinema, nella musica, nei rapporti sociali, tenta di avere qualcuno al di sotto, da poter comandare e poter essere così desvilizzato da una vita che presuppone che tu abbia sempre qualcuno sopra che ti dice cosa fare. Capito cosa intendo? Quindi ormai la libertà è quella di vessare chi è sotto di te, non di strapanare il cazzo a chi è sopra di te, ma vessare chi è sotto. Che poi al produttore interessa solo i soldi. I soldi, ormai il soldo. Loro non interessa mica che il film sia di qualità. Guarda che fine della Laurentiis che... questo, il babbo, e voleva fare film, ricarbava il cinema, era interessato anche a fare il flop, ha prodotto Dune. Bisogna che dare la colpa, non vera, colpa storica a... Se non sbaglio, anche la casa 2. Sì, anche la casa determinata, la casa 3. Da prodotti lui. C'era una determinata, fino al fine 70, c'era una determinata scelta dei produttori di dare anche carta bianca agli autori, no? Sono venuti fuori con la nuova Hollywood negli anni 70, tanti avevano carta bianca. Cos'è successo? Che l'United Artists, mi pare, ha fallito. Per colpa di chi? Di Cimino. Che ha fatto, ha speso tutti i soldi di United Artists per fare I Cancelli del Cielo. Che è meraviglioso. Che è meraviglioso. E ha fatto un flop enorme. Ma perché ha fatto il flop? Torniamo alla base. Perché se un film che io ho girato che dura 5 ore, te il produttore me lo riduce a 2 ore, quando vai in sala non me lo pubblicizzi a dovere, perché hai fatto in modo che... Io sono sicuro che Cancelli del Cielo, se lo pubblicizzavano quanto hanno pubblicizzato Kill Bill, avrebbe incassato quanto Kill Bill. Non è la durata di un film che fa il film. Cioè, se il film è interessante, Malcolm X è uscito al cinema, durava 4 ore, pure ha fatto un incassone. Cioè, se il film è interessante, se il film è ben pubblicizzato, non è detto che deve essere stupido e banale. E invece la cosa incredibile che ci fanno credere
e che fanno credere a tutti quelli che fanno l'arte, e quasi tutti ci credono, è chiaro che io parlo sempre in maggioranza, quando dico tutti non intendo che tutti quelli che fanno YouTube non capiscono una sega, non intendo che tutti quelli che stanno dietro le case di produzione e fanno gli shooter non capiscano una sega, intendo che la maggioranza della popolazione italiana, mondiale, di quelle che conosco io, o perché vessata da un tipo di vita talmente pesante negli ultimi 20 anni, cioè perché devi lavori, ti fai il culo, non c'è un cazzo, studi e non fai un cazzo, tutto porta a un cazzo di nulla, allora probabilmente il cinema cerchi la distensione, no? Perché sei ammazzato da pagare bollette, da pensare col capo che ti vessa, e quindi il pubblico è probabilmente meno disposto anche a pensare. Mi capisci? Questo rimane una cosa indubbia, il pubblico è meno disposto a pensare. Il problema è che a volte io, che cerco di far pensare anche il cliente, gli propongo il film più particolare, vengo trattato come una merda anche dal cliente. Allora io mi immagino, se il cliente mi guarda con sì vabbè te lo guardi te il film giapponese d'autore, io mi guardo Transformer 3, non mi rompe il cazzo, se mi guarda male a me, io mi immagino un regista, no? E loro mica mi devono dare milioni di dollari chi viene lì. Mi immagino un regista che li porta una sceneggiatura schizzata, parlano 10 minuti, parlano 10 minuti e poi deve andare a ragionare con uno e gli dice: mi serve a 20 milioni di dollari. Ma secondo te, se mi piglia per il culo a me un cliente e mi tratta come un imbecille perché uso il 2% del cervello, come può trattare un produttore, un regista che va lì e gli fa: ho intenzione di fare un film e tre persone sulla luna che ti guarda e fa sì. Magari ci voleva Jeffrey Dash, ti prenda per il culo per 3 settimane dentro lo studio e te non proporrai mai più nulla, mi capisci qual è il problema? E questi perché fanno così? Perché questi possono vessare gli sceneggiatori e la gente intellettuale, dicendogli: ai boh, ora intellettuale è sinonimo di deficiente quasi. Cioè, è diventato l'opposto di quello che ha di valore come. Cioè, intellettuale a me mi stanno sul cazzo, ma gli intellettuali quelli con la pennina che fanno io, perché la mia vita, l'intelletto, ma chi usa il cervello oltre alle mani? Cioè, il miglior muratore, non perché è un brutto lavoro, è un bel lavoro, ma il miglior muratore, che è un lavoro fisico, è ottimo, è un grande muratore quando usa l'intelletto, perché se butti solo su un muro a casa non verrà mai un bel muro, no? Ora invece si pretende che l'intelletto sia diventi una cosa da sottovalutare e da non sfruttare. Infatti nei film 40 minuti si devono sparare, 5 devono parlare e 30 ci deve essere la storia d'amore del cazzo che andrà a finire bene, quei soldi attori, o con la morte della donna, perché l'uomo muore mai. E allora, insomma, si è parlato a rotta di volo di cose serie, così, no? Forse siamo nemmeno in grado. No, però, vabbè. Parlato, perché non si è anche improvvisato. Si è improvvisato di queste cose lì. Ora, fa sempre piacere fare video con Antonio, perché perlomeno ci lascia chiacchierare. Poi è una persona molto intelligente, no? Che Izzo, poveraccio, sia un cretino, no. Anzi, salutiamo Izzo, salutiamo se Izzus, ci vede il Izzus, se vede il video. Salutiamo Licaonzi. Bravo, salutiamo tutti Licaonzi. Che diciamo così ci hanno scoperto. Viviamo hanno ancora nella speranza, bravo, che qualcuno venga qui e mi chieda un film di Pasolini, anche se magari non sì, ce viviamo l'ho. Ancora sì, nella speranza che io vivo. La prossima volta il Brunch che recensisce Pasolini. Vai. Vai, cazzi tuoi, non l'ho mai voluto fare, me l'hanno detto 1000 volte. Che far vedere Pasolini, non mi ci avvicino. I poeti è meglio non toccarli. Sì. Farò quello che posso fare. Io sono un grande fan di Pasolini. Cinema italiano, io tutto. Dal 30 anche 20, vai. Fino agli anni 70, poi dopo siamo un po' nel tracollo. Però telefoni tutto. Sì, anche telefoni bianchi. Tutto. Ma, fanno anche, ma anche registi meno famosi, cioè ci sono dei registini, anche film, tipo Il Cappotto, questi film lì, Il Ferroviere di Germi, questi registi, Non c'è pace tra l'Ulivi, sempre di Germi, col mitico Raff Vallone. Noi in realtà non mi piaceva avere gli Zuccherosi di Nazari, quelli no, quelli Catene, questi film, due coglioni, catene, però Fellini, Pasolini, Comencini, Blasetti, pieno. Se ti metti alle addominali, anche Steno, anche Steno, babbo boy, di ci sarebbe da fan. Steno fece La Polizia, ringrazia in grande. Sì. Bisognerebbe, intanto abbiamo salutato gli Castronzi, no? I Caoni 1-1. Saluto anche a Lorenzo. Salutiamo Watanabe, Watanabe, il mitico Watanabe. Saluto Eleonora che ci avrà la prima mostra in personale. Poi si saluta. Saluta Antonio che è venuto lì da Ravenna. Antonio, per te l'ho conosciuto oggi, una persona meravigliosa. Veramente. Due imbecilli a giro per il mondo. Venuto a sì. Allora, viva la Potta! Viva la Potta! Quello sempre. La Potta davanti e poi. Sempre. Allora, dio un paio di ossa. Riconsiglio, beh, bell'uomo lui. Riconsiglio per l'ultima volta, visto che poi c'è di mezzo. Tutti mi rompete il cazzo col cinema orientale, ve l'ho detto 600 volte. Comprate il libro della Novelli,
Metamorphosis, che è stampato dalla Epica, compratelo. Cioè, ragazzi, se voi mi dite sempre come fai a capire di cinema, io ho comprato libri. Se non investi, non guadagni. E non è una regola del capitalismo, è una regola della cultura. Se non investi in cultura, non trovi cultura. Questo andrebbe spiegato a Berlusconi, Monti e queste facce di merda di destra. Però votare il Partito Comunista dei Lavoratori male non fa, non fa mai male. Io, uno dice sì, sai perché? Perché ti senti parte di quel piccolo 1%. Cosa si deve votare, Roberto? Io annullo la scheda. Io voto Partito Comunista dei Lavoratori, non so cosa fa. È uguale, ma perlomeno mi sento. Io per come la penso io. E per come la penso io bisognerebbe pigliare Forconi. Allora io sono un bolscevico, quindi ce la vedete. Però per rispetto di chi è, c'è il morto. Io per rispetto per i partigiani, un po' sono andato. Per chi è morto, per il voto, per il diritto di voto, annullo la scheda. Così il voto non va a nessuno. Ci va un per cazzo pitone, quindi. Sì, ci metto anche il discorso di Gallinari. Bravo, bravo, bravo. Un po' di Gramsci, no, se l'annulli no. Se l'annulli è una cazzata.